Sulla Croisette per omaggiare il restauro del film di De Sica Matrimonio all'italiana che 50 anni fa interpretò insieme a Marcello Mastroianni. L'attrice italiana presenta anche il cortometraggio La voce umana firmato dal figlio Edoardo Ponti che segna il suo ritorno sul grande schermo. Sentiamo l'intervista di Laura Squillaci. 50 anni di matrimonio all'italiana, che effetto le fa vedere gli occhi di Marcello qui sul Palazzo del Cinema? Mi emoziona moltissimo, è stato veramente un grande colpo al cuore, però nello stesso tempo mi è piaciuta questa idea perché non mi sento sola, mi sento con Marcello accanto e questo mi fa molta compagnia e molta dolcezza. Sotto lo sguardo del suo Marcello, Sofia Loren arriva a Cannes con un sogno diventato realtà. Aveva 14 anni quando vide Anna Magnani nella Voce Umana. Fu allora che decise di diventare attrice. Anche lei un giorno avrebbe interpretato Angela, la protagonista del celebre monologo di Cocteau. Una donna matura, all'ultima telefonata, col suo grande amore. No, una donna non ama mai troppo, ama. Ama, e quando una donna ama alla sua età e perde il suo amore, si sente ferita e si sente... Finita. La Loren è qui anche per festeggiare 50 anni di Matrimonio all'italiana, film di De Sica che ha interpretato con Mastroianni, restaurato dalla Cineteca di Bologna. In tutti questi anni non ti ho vista mai piangere, mai. E dovevo piangere per te. A Cannes ha vinto come miglior attrice per La Ciociara, ma il suo più bel ricordo è un altro. È la prima volta che sono andata sulla Croisette, cioè avevo 18 anni che camminavo con mia madre, che il pubblico, anche se io non ero nessuno, mi ha rivolto un battimani, molto calore, proprio quel calore che davano alle attrici già affermate. Alla soglia degli 80 anni torna sul grande schermo. Che effetto fa essere diretta da suo figlio? Beh, la cosa più bella del mondo, devo dire, sì.